Fiorentina che affronta la Pistoiese sul campo del Melani, un amichevole di preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, appunto il Brescia in trasferta, tanti i tesserati viola impegnati con le rispettive nazionali, e allora ci si allena sul campo con questa amichevole e attraverso una sorta di partitella di allenamento. Ma andiamo subito praticamente a raccontarvi e a vedere le azioni salienti, con una Fiorentina subito protagonista. Passano esattamente 53 secondi e i viola trovano il gol con questo splendido gol di Kevin Prince Boateng. Il suo sinistro finisce sotto l'incrocio dei pali e sorprende Pisseri, quindi per l'1-0 non demorde la squadra di Pancaro, che risponde con il destro dalla distanza da parte di Bordin. Bella la risposta anche di Terracciano. Scorrono ancora le azioni salienti, Ferrarini mette dentro questo ottimo pallone per Falcone, tackle scivolato, e ancora Terracciano dice no a questa incursione della Pistoiese. Ma le idee sono tante e arriverà anche la rete del pareggio da parte dei padroni di casa. La segna Gucci con il dubbio della sua posizione, forse offside. L'arbitro dice che il gol è regolare e rivediamo il replay, il cross di Yamas, l'ottimo assist, questa girata di Falcone e il colpo di testa vincente di Gucci. Quindi per l'1-1 al 25esimo, come dicevamo, andiamo anche a raccontarvi quest'altra splendida azione, il sinistro di Ghezzal, ma non ha di riporto di Pisseri, assoluto protagonista del primo tempo. È bella sia la conclusione di Ghezzal appunto che la parata del portiere della Pistoiese, un no look di Kevin Prince Boateng innesca il corridoio di Valentin Esserich, piattone di Rashid Ghezzal, e quindi 2-1 Fiorentina alla mezz'ora, al 33esimo per la precisione, il piattone mancino di Rashid Ghezzal che riporta quindi in vantaggio la Fiorentina e batte Pisseri. Andiamo avanti con le immagini, Lirola si inventa quest'ottimo cross trattenuto in aria vistosamente Coffi, che viene esteso, piattone destro di Coffi, e arriva anche la rete del giovane giocatore della Fiorentina per il 3-1 proprio in chiusura di prima frazione di gara. Con le immagini andiamo a questo punto al secondo tempo, termina appunto la prima frazione, come possiamo vedere squadre negli spogliatoi, si torna a giocare per i secondi 45 minuti di gioco, viene esteso Esserich in aria, un contatto, una pressione sul giocatore con la maglia numero 16, arriva il fischio dell'arbitro, il signor Mario Ricci della sezione di Firenze, quindi penalty ancora per la Fiorentina, stavolta dal dischetto va Kevin Prince Boateng che trova al 57esimo la sua doppietta personale. Rivediamo ancora l'ottimo rigore calciato dal numero 10 viola. Sono tante le azioni da una parte e dall'altra, la Fiorentina gioca un ottimo calcio e diverte i 2000 presenti qua al Melani, più di 200 i tifosi viola nel settorino ospiti. Diverte anche questa giocata del giovane Coffi in cerca del secondo gol, ancora Kevin Prince Boateng, un altro doppio passo, sempre idea per Coffi, stavolta trova solo l'esterno della rete il giocatore della Fiorentina con Salvalaggio che monitora chiaramente la situazione sotto porta. Spazio anche per D'Albert, il sinistro che dà l'impressione del gol dalla nostra postazione, sfiora la traversa il brasiliano, finisce 4-1 allo stadio Melani, abbracci tra i giocatori.